Vi è mai capitato che una delle vostre console portatili Nintendo preferite abbia la scocca rovinata oppure sia irrimediabilmente distrutto? Su siti come AliExpress è pieno di shell alternativi e sostitutivi che ti permettono di sostituire appunto la scocca esterna del vostro Nintendo per renderlo uno più bello, ma due sostituirla e magari ripararla. Che tra le altre cose ci sono anche gli schermi sostitutivi sia touch che quelli superiori, o semplicemente anche schermi con una luminosità maggiore, come nel caso del Game Boy Advance. Ma cosa succederebbe se questo pezzo sopra si staccasse del tutto e rimanesse solo la parte sotto? Scopriamolo subito! Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of... diciamo unboxing, visto che questo video non ha una categoria propria. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio. È vero, questo video effettivamente non è propriamente un unboxing, ma diciamo che fa parte di questa categoria. Questo è stato il mio primissimo Nintendo DS. Ci tengo tantissimo, è vero, potrei sostituire la scocca per riparare questo pezzo rotto irrimediabilmente e magari farlo funzionare, anche se la realtà è che questo Nintendo funziona ancora, cioè, santo cielo, non so da quanti anni è che non lo carico, ma funziona. Ma come potete vedere, lo schermo superiore è un po' rossastro e quello sotto invece ha il colore giusto, probabilmente perché qualche cavo all'interno si è mosso e quindi non so come ripararlo. Mentre questo è il mio Game Boy SP Tribal Edition. E anche lì potresti dire, è vero, potresti sostituirlo con una scocca alternativa per rimetterlo a nuovo, ma come ho appena detto, questo è una limited edition. E sì, purtroppo è rovinata e questa cosa mi dà fastidio a me. Ma a livello personale di collezionismo, comunque è un'edizione limitata. È rovinata, sì, però per quello che l'ho pagato effettivamente mi va bene così. Ma c'è stato un tempo in cui la gente ha iniziato a pensare, ok, il Nintendo DS e il DS Lite avevano sotto lo slot per il Game Boy Advance, quindi cosa succedeva se si rompeva lo schermo superiore? Benissimo, nel Nintendo DS c'era l'opzione per impostare dove vedere i giochi del Game Boy Advance, nello schermo superiore o nello schermo inferiore. Ecco, se noi togliamo lo schermo superiore e mettiamo i giochi nello schermo inferiore, otteniamo esattamente questo. Otteniamo un Game Boy Advance macro. Per chi non sa di cosa sto parlando, come ho appena detto, se noi togliamo il pezzo superiore del Nintendo DS, abbiamo sostanzialmente un Game Boy Advance. È vero, questo è uno schermo touch, ma se noi infiliamo solamente giochi del Game Boy Advance, non ci importa che questo sia touch o meno. In pratica abbiamo la portabilità di un Nintendo DS, ma solamente con giochi del Game Boy Advance. Come potete vedere, questo Nintendo DS, o per essere più precisi, questo Game Boy Advance macro, ha avuto un bel po' di lavoro extra. Prima di tutto hanno cambiato sia i tasti che lo shell. Come potete vedere, questo è uno shell trasparente. E devo essere sincero, è molto bello, ha il suo perché. Seconda cosa, ha questo LED verde sopra. Questo è un lavoro che io sinceramente non saprei fare. Effettivamente non ci vuole nulla a prendere un Nintendo DS, staccargli la parte sopra e usare solo la parte sotto. Assolutamente. Ma ci sono due cose che devono essere fatte bene. Una è chiudere questa parte e in questo caso chi ha fatto questo lavoro ha messo questo LED e io appunto non saprei farlo. E seconda cosa è mettere nella parte inferiore lo speaker, perché gli speaker del Nintendo DS si trovano nella parte superiore. Quindi se noi li staccassimo ci troveremmo con questo senza audio. Bene. Questa persona che ha fatto questo lavoro l'ha infilato qua sotto. Ed è qui l'unica problematica, a parer mio, che rende questo Game Boy Advance macro un po' inferiore a tutti gli altri. Giocando in questa posizione, l'audio lo andiamo un po' a coprire. E seconda cosa, diciamo che non è un audio perfetto. Si sente ogni tanto un po' di fruscio, si sente così, ed è molto fastidioso. Ma è qui
che viene la soluzione più facile. Se semplicemente noi infiliamo un cavo AUX o semplicemente delle cuffie e appunto ascoltiamo il Nintendo dalle casse o appunto da delle cuffie, l'audio che sentiremo sarà perfetto senza nessun tipo di fruscio. E come vi ho detto, come potete vedere qui, anche se effettivamente la troppa luce non ve lo fa notare, spegniamola, ecco fatto. Come potete vedere, il LED funziona benissimo. E come potete vedere, è l'unica fonte di luce che ho al momento. Proviamo a inserirgli un gioco. Inseriamo la cartuccia, accendiamo il Game Boy Advance macro e avviamo il nostro gioco. Ah, va che bello. Oh, ma guarda, Pokémon Rubino. E non ci sono dati di salvataggio. Abbiamo una nuova partita. La cosa che sicuramente rende buona questa modifica è che lo schermo del Nintendo DS ha una risoluzione migliore di quella di un Game Boy Advance. E soprattutto ha la retroilluminazione senza bisogno di modifiche al Game Boy Advance. Che tra le altre cose, questa modifica del LED non è neanche fondamentale. Ho visto persone che segano via questa parte sotto, la chiudono, non so bene con che cosa perché non sono esperto, però poi si trovano sostanzialmente con un Game Boy macro senza l'illuminazione sopra, che non è fondamentale, ricordiamola. Poi la possibilità di sceglierti uno shell personalizzato sicuramente aumenta di più forse il feeling con una console del genere. Ad esempio io avrei scelto uno shell, non lo so, colorato invece che uno trasparente. Ma anche trasparente sicuramente ha il suo perché. Ha decisamente quel tocco di personalizzazione propria. E perché, vi chiederete? Ho acquistato un Game Boy macro nonostante possieda già altre console magari superiori, o sinceramente perché l'hai comprato e basta. La vera motivazione? La vera motivazione è stata che il tipo che vendeva questo Game Boy macro vendeva anche Pokémon Rubino. Questa è stata la vera motivazione, ragazzi. Questa persona per 30 euro mi ha venduto questo e questo. E ora, fra giochi scatolati e non, possiedo tutti quanti i giochi di Pokémon per Game Boy Advance. Certo, averli con la scatola forse sarebbe stato un pelino meglio, ma nella vita bisogna anche accontentarsi. Accontentarsi anche di cose rotte che possono trasformarsi in qualcosa di più. E voi conoscevate questa modifica per il Nintendo DS? Sapevate che potevate trasformarlo in un Game Boy Advance? E quindi avete buttato magari un vostro Nintendo DS per niente? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Signori, io vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Avete per caso una preferenza per lo shell voi? Beh, ditemelo pure qui nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!